La connessione e il dialogo che esiste tra le diverse espressioni e peculiarità del mondo della cultura, nel caso specifico tra l'esternazione pittorica e la ricostruzione della storia dei territori attraverso la ricerca e la valorizzazione delle fonti d'archivio, sono il fulcro dell'incontro culturale promosso dall'Archivio di Stato di Terni in collaborazione con l'artista ternano Sandro Sanzi. Il tema trattato è quello delle processioni religiose magistralmente rappresentate nei quadri di Sanzi. Attraverso un percorso espositivo di diverse opere è possibile, dialogando con l'autore, apprezzare il suo spessore culturale, umano e professionale. Nella rappresentazione di lunghi cortei, sacri e solenni o dei particolari degli stessi, compaiono chierici che guidano la liturgia, oggetti di culto, rappresentazioni di confraternite volte all'esercizio di opere di pietà e numerosi stendardi elevati al cielo portati dai fedeli in segno di devozione. E come si ben vede, le processioni e l'aspetto religioso, un po' perché lo sento, un po' perché le processioni mi è sempre piaciuto fare questo tipo di pittura per il loro colore, la possibilità di esprimermi anche con la stessa pittura. Nelle processioni, scusa se ti vedo, di Don Rinzabino, il paese di mia madre, dove essendo vicino al Vaticano ci sono molti istituti vaticani estivi, e quindi lì fanno sempre delle processioni con dei vecchi stendardi, con costumi particolari e con moltissime persone. Anche queste processioni hanno diverse date, da sempre, diciamo, ecco. C'è anche una resurrezione, quel quadro grande, sempre ispirato, insomma. Poi ho fatto anche a suo tempo per una chiesa vicino Spoleto le Via Crucis, la resurrezione, in un tema che mi stava abbastanza vicino a cuore. Le processioni di Sanzi sono solo una parte della sua produzione artistica, che spazia dalla natura al paesaggio sino ad arrivare all'archeologia industriale. In particolare la Valnerina, le raccoglitrici di ulivo, le nature morte, gli animali, gli uccelli, i tacchini. E quindi ho sempre un po' spaziato, per esempio le Venezie, angoli di Roma, dato che Roma ci vado spesso, ci sono andato spesso. La passerella, quello l'ho fatto ripetutamente perché lavoravo lì a Villa Valle, e quindi di conseguenza l'avevo sempre o quasi davanti agli occhi. Quindi è stato dal 1960, quando sono stato assunto, e ho avuto sempre questo paesaggio, non solo la passerella, ma anche proprio il complesso del Pavigno industriale, ecco, diciamo. E ho cominciato, diciamo, istintivamente, e un po' anche mio padre faceva qualcosa, quindi avevo gli strumenti in casa, ma poi l'amore un po' per la natura è venuta da sola, ecco, è stato un continuo spirito d'osservazione, il piacere delle cose, poi lo spirito d'osservazione anche perché ho lavorato sempre in aperta campagna, e di conseguenza logicamente ho vissuto un po' nell'ambiente, e poi mi è piaciuto anche l'ambiente, i vari colleghi, stavamo spesso insieme, e quindi, ecco, erano anche altri tempi, che c'era il piacere. Ecco, oggi i giovani mi auguro che prendano le stesse cose, che per la vita sono molto importanti, quindi se ci sono durante il corso della vita, un po' per tutti, dei dispiaceri con la pittura, parlare di questo sicuramente dà la forza per vivere e per sopravvivere, insomma.
La mostra presso l'Archivio di Stato rimarrà aperta sino a venerdì 15 aprile con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 18.